Al cinema un film che racconta la vita della beata Teresa Manganiello e che è stato finanziato dalle suore francescane. La regia è di Pino Tordiglione. La prima nazionale è avvenuta alla presenza del critico d'arte Vittorio Sgarbi, che ha anche preso parte in prima persona a questo lungometraggio, che vede nel cast Maria Grazia Cucinotta, Paolo Ferrari e due inviati di Striscia la Notizia, quali Enzo Costanza e Luca Abete. Abbiamo seguito la prima. È stato presentato in prima nazionale lunedì 21 maggio al cinema San Marco di Benevento Teresa Manganiello sui passi dell'amore del regista Pino Tordiglione, un film dalla grande densità artistica, finanziato e voluto dalla Congregazione delle Suore Francescane Immacolatine, per trasmettere ai giovani la testimonianza dei valori cristiani della beata Teresa Manganiello di Montefusco, nata nel 1849 e morta a 27 anni dopo un significativo percorso sui passi dell'amore. La santa contadinella è stata beatificata nel maggio del 2010 ed è stata così omaggiata dal regista Erpino, che ha mostrato dedizione, passione ed emotività religiosa intensa. Tordiglione ha interpretato egregiamente alcuni aspetti della memoria storica della civiltà contadina. Nel film sono presenti anche interviste del cardinal Tonini, Vittorio Sgarbi e Federico Moccia. Ascoltiamo a tal proposito ai nostri microfoni il critico d'arte Vittorio Sgarbi, intervenuto alla sera della prima. Anzitutto auguri per questa giornata di San Vittorio, qui per parlare di questo film che trasmette buoni sentimenti e che racconta di una donna dai grandi valori e soprattutto dalla grande semplicità. Sì, il film non ha storia e quindi indica stati d'animo, emozioni, atteggiamenti e comportamenti che sono da questa giovane ragazza così semplice la testimonianza di una disponibilità inevitabile verso gli altri, quindi un modo di essere che oggi noi chiamiamo beatitudine o santità, ma che in realtà è quello che potrebbe essere il comportamento di ognuno di noi se ci rendessimo conto che l'aiuto agli altri è un modo per sentirsi meglio con se stessi, è un modo per ascoltare e capire. Quindi mi pare che alla fine il film questo voglia dire, no? Tra gli interpreti del film anche Luca Abete, inviato di Striscia la Notizia, che appartiene proprio alle terre irpine e che nel film rappresenta un giornalista. Nel cast anche Nicola Canonico ed Enzo Costanza, che abbiamo intervistato. Beh, devo dire che veramente siamo terribili perché abbiamo il coraggio di corteggiare una futura santa. Enzo, sei il peggio. No, ma io, no, ma ti dissoci, ma io eri tu quello che ci provavi. Io ci ho creduto fino in fondo, ma in realtà, diciamo, è un amore idilliaco, sublime, quello lì, e di fronte a cotanta bellezza ci si scioglie. È quello che ha fatto Peppino, insomma, giusto, caro Io amico l'ho mio? riportato sulla terra e gli ho fatto capire che non Sì, era cosa. perché il vero nostro mestiere è proprio quello, zappare la terra. Te l'ho detto sempre, caro amico Lo mio. so. Poi ti ricordi, prima di ogni chakra c'è sempre la preghiera, tutti quanti i giorni. Cioè, Chuck si prega, era infatti. Chuck si Siete prega. più buoni dopo questa esperienza? Io buonissimo, io buonissimo, lui non lo so. Io, scusate, io mi chiamo Canonico, più di me, voglio dire, ragazzi, ho detto tutto. Quindi... Allora al cinema per vedere Enzo Costanza, Nicola Canonico e questo splendido cast per Teresa Manganiello. Vuol dire Vi qualcosa? aspettiamo, venite tutti al cinema, insomma, voglio dire. Io non me lo dite. Nei migliori cinema d'Italia. Sono i migliori, perché noi quelli là scadenti non ci andiamo. Grazie ragazzi, Ciao. ciao. Fu quella l'estate in cui il sole ardeva le ombre e le cicale non cantavano la loro morte. Peppi, è inutile che fai il rondò. Gira, gira. Non ci provare. Tanto farà come ha fatto con me. Ti dirà di no. E Rocco, ma tu ti sei visto bene? Mi sono visto perché, anzi, vuoi sapere che ti dico? L'ha trovato uno meglio di te, un signore, un gran signore, un don d'ingoppo a Montefusco. Peppino non ne aveva niente. Ci ho parlato io adesso con fratello e mi ha detto che non è fidanzata con nessuno. E poi la verità, un pensiero ce l'avevo fatto anche io. Era la più bella figliola di tutto il paese. Sta arrivando, eh? Meglio che vada a dare una chiamata a me.